La Gilda Provinciale di Reggio Calabria raggiunge un traguardo decisivo a difesa degli insegnanti precari. Ha avuto esito positivo il ricorso promosso dall'avvocato Ligato. Adesso gli insegnanti esclusi dalle GAE verranno reinseriti con effetto immediato. Entusiasta del risultato raggiunto, Giuseppe Anamiati, coordinatore provinciale di Reggio Calabria, che ascoltiamo i nostri microfoni. Ancora una vittoria della Gilda Provinciale di Reggio Calabria. E per quanto riguarda il depennamento di alcuni docenti dalle graduatorie GAE, il giudice in questione ha reinserito gli stessi docenti nelle stesse graduatorie. Pertanto la Gilda di Reggio Calabria difenderà e con forza tutti quei docenti che sono stati depennati dalle stesse graduatorie. Nello specifico ringrazio tutti gli avvocati che hanno collaborato con la Gilda di Reggio Calabria e specialmente l'avvocato Ligato, il quale vi illustrerà i contenuti della sentenza. Il giudice del lavoro di Milano, in data 24 marzo 2015, ha sancito il diritto al reinserimento nel graduatorio di esaurimento di una docente che era stata depennata nelle graduatorie precedenti, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Questo riconoscimento il giudice lo ha stabilito nella sentenza a seguito di un ricorso patrocinato dal sottoscritto e promosso da una docente la quale aveva presentato una domanda di aggiornamento nel 2014 e si era vista respingere questa domanda in quanto non era presente nella graduatoria di esaurimento in quanto depennata, cancellata. E il MIUR sosteneva che non poteva essere inserita nelle graduatorie di esaurimento in quanto vi è un decreto ministeriale, il 235 del 2014, che stabilisce che tutti i docenti non presenti nella graduatoria di esaurimento in quanto depennati non possono più presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di esaurimento, cioè sono condannati a rimanere esclusi dalle graduatorie di esaurimento. Ebbene, questa interpretazione è stata ritenuta illegittima dal giudice in quanto in contrasto sia con lo spirito sia con la lettera della legge ed in particolare con l'articolo 1 bis della legge del 2014, la numero 143, la quale stabilisce che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie comporta come sanzione la cancellazione dalle graduatorie vigenti, ma non la cancellazione definitiva e assoluta da tutte le graduatorie, anche quelle future. Quindi, sulla base di questo principio, il giudice ha accolto il nostro ricorso e quindi ha ritenuto giusto accertare e dichiarare questo diritto, ma disporre in maniera immediata il reinserimento di questa docente che era stata depennata negli anni precedenti. La portata di questa sentenza è molto importante perché dà speranza e dà la possibilità a tutti i docenti che sono stati depennati negli anni precedenti ma che hanno ripresentato la domanda nei termini previsti ad essere reinseriti nella graduatoria di esaurimento negli anni futuri, cioè 2014 e 2015, ovviamente a seguito della presentazione di un ricorso giudiziario. Questo è un precedente molto importante che del resto si inserisce in una giurisprudenza che ormai possiamo considerare consolidata. Vi ringrazio.